Un camion carico di birra stava affrontando la rotonda della strada statale 494, quella che da Gaggiano porta a Milano, quando all'altezza dell'intersezione con la strada provinciale 296 che dal paese del sud Milano si dirige in zona a San Vito, qualcosa non ha funzionato. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì e la sponda del mezzo pesante, per cause ancora da accertare, si è rotta e in pochi secondi sulla strada si sono rovesciate decine di scatoloni contenenti bottiglie di una nota birra bavarese. In pochi minuti la sede stradale è stata invasa da litri di birra, bottiglie di vetro frantumate e scatoloni. Fortunatamente non è stato coinvolto nessun altro veicolo e non si sono registrati feriti, solo qualche disagio per il traffico che a quell'ora era intenso, che ha subito dei rallentamenti. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Fontanili, che hanno provveduto a regolare la circolazione e ha aiutato a spostare le casse di birra arrotolate sulla strada, spostandole sul ciglio della statale dove sono state ammassate e segnalate con il nastro rosso e bianco. Il materiale posto a bordo strada è stato poi segnalato all'ANAS, che ha provveduto a inviare del personale per ripulire la carreggiata dall'ingente carico di luppolo, vetri e cartoni.